Reagire dopo i tre schiaffi di domenica è l'obiettivo della Tivoli. Farlo davanti alla sua gente è quasi un vincolo morale. Per una Tibur senza mezze misure arriva la Matese, fresca di prima vittoria in campionato e decisa a spezzare l'incantesimo Olindo Galli. Da Gabriele Cascella, buona domenica e buona Serie D con Tivoli Matese. Covoni, Panaioli lo porta a spasso. Ancora il 10 in verticale, il movimento di Maurizio è brillante, vediamo se la tiene dentro, c'è riuscito, la chiusura della Matese non è finita, alimenta Pellegrini che putta l'avversario, guadagna il fondo, Pellegrini mette una palla interessante, allontana la Matese, di sotto porta non riesce a fare meglio di così Camilli, prima palla gol per la Tivoli. E poi Panaioli cambia scenario sulla di destra dove arriva Pellegrini che prova a danzare sul pallone, ancora Pellegrini a guadagnare il fondo, grande sterzata di Pellegrini che cade a terra, non c'è niente per l'arbitro, primo episodio della gara. Panaioli, l'ha riconquistata Santoni, Iacovoni, buona l'imboccata di Iacovoni sull'otto di sinistra dove arriva Minasi che punta Jurgens, Minasi lo scarico arretrato, palla messa al centro, interessante, Vento si sporca i guanti per la prima volta per la Tivoli. Savi, spallata veemente ma non fallosa, riconquista un buon pallone. Si chiude il triangolo, Savi, Santarelli in ritardo, rimpallo, Santarelli, conclusione. Vediamo se c'è stata deviazione, no, rimessa dal fondo. A Jurgens, vediamo se la mette dentro, allarga verso Pellegrini, pallaccia, Pellegrini deve impegnarsi ma alla fine la tiene dentro. Praticamente sulla bandierina Pellegrini che si accentra, mette una palla interessata al secondo palo, Maurizi, puntante del palo, incredibile. Poi Pedrini spara malissimo, che occasione per la Tibur. Lesi, Bracaglia è vicino. Servito il numero 8 Langellotti, Iacovoni prova a girarsi, a ritagliarsi lo spazio per la conclusione che se la guadagna il capitano del Matese, è il primo tiro in porta di tutta la gara della formazione campana. Panaioli, Matese che adesso cerca di essere un po' più intraprendente in questo secondo tempo con Bracaglia in guida del pallone, Bracaglia carica anche il mancino, conclusione carica di potenza ma per niente di precisione, palla altissima. Sul pallone rimane solo Traditi, si è allontanato Fatati. Va Fatati, palla millimetrica dentro l'area di rigore, si salva la formazione campana, alza i giri del motore la Tivoli adesso. Di profondo, Battisti col petto mette giù. Ancora Battisti, se l'allunga un po' troppo, Marcucci viene steso, attenzione perché Battisti era già ammonito. Secondo giallo per il numero 5 della Tibur, Tivoli in 10 quando mancano 3 minuti alla fine del secondo tempo. Rosso a Battisti, calcio di punizione praticamente dal limite dell'area di rigore. Alzato un muro altissimo Vento, c'è anche il coccodrillo, sono praticamente 6 in barriera. Calcio di punizione, palla fassa sul palo di Vento, incredibile. Epilogo di questa partita con la Tivoli che ha comandato 90 minuti e il Matese che ha sfondato la porta di Vento che si è lasciato bucare sul suo palo, 0-1. Maurizi prova a caricarsi la Tivoli sulle spalle, il bomber, Maurizi mette al centro con i pugni, Palombo non bene, la palla è ancora buona, Jurgens lavora dentro l'area di rigore, si salva la formazione in verde. Jurgens con le mani praticamente come se fosse un calcio d'angolo, palla dentro e pregare, Jurgens molto profondo, allontana la difesa campana, Jurgens in anticipo, ancora dentro l'area di rigore, Traditi, palla avvitata al secondo palo, Maurizi si è avvitato in rovesciata, palla altissima, fischia 3 volte Pelaia Mirko, la Tibur perde la seconda gara di fila, la prima l'Olindo Galli. Ha dominato la gara per 87 minuti, poi il rosso a Battisti e il gol di Gagliardini, sanno di beffa per la squadra di Galluzzo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Gabriele Cascella.